Vittoria che vale oro nella corsa salvezza, quella conquistata dal Luserna. La squadra di Tatiana Zorri sorprende il San Zaccaria e torna a sperare nella salvezza. Le padrone di casa si impongono 2-0 con reti nella ripresa. Moretti è subito tra le più vivaci sulla fascia di sinistra. Il cross della numero 18 viene respinto dalla difesa. La reazione della squadra di Marinella Piolanti. Giulia Baldini riceve un ottimo pallone dalla sinistra all'altezza del dischetto. Dopo il controllo la numero 11 cerca il piatto. Serafino salva il risultato. Il San Zaccaria guadagna metri, Principi mette un pallone interessante, Serafino fa sua la sfera. Ancora Baldini sulla sinistra, riesce a saltare un'avversaria, poi a concludere in porta. Serafino fa suo il pallone in due tempi. Dall'altra parte il traversone crea qualche apprensione a Tampieri che non riesce a bloccare. Il Luserna ci prova su palla da fermo, deviazione a centro area che carambola su una giocatrice romagnola prima di finire di nuovo in corner. Il Luserna inizia a crederci di più e guadagna metri nella metà campo del San Zaccaria. Giulia Baldini continua ad essere la più pericolosa della squadra ospite. La giocatrice biancorossa scappa via, palla al piede, poi arriva la conclusione respinta da Serafino. Nella ripresa parte subito bene Luserna che sfiora il gol nei primi minuti con un tiro da fuori con Favole. Tampieri, coperta, riesce comunque a bloccare a terra. Il Luserna la sblocca al settimo con Alessia D'Ancona, la più rapida a intervenire su un pallone in aria e girare di prima in porta. Tampieri non riesce a bloccare, il Luserna va avanti 1-0 e può festeggiare un gol importantissimo. La squadra di Tatiana Zorri rischia anche qualche cosa sulle ripartenze del San Zaccaria. Al 75esimo però il Luserna chiude la partita con Annalisa Favole. Ben servita da Moretti, la giocatrice di casa conclude di prima e mette la sfera sotto la traversa. Gol pesantissimo che vale 3 punti per una gioia da condividere sotto la tribuna. Nel finale le biancorosse sfiorano la rete che potrebbe riaprire la partita. Nel giovanissimo San Zaccaria fa il suo esordio in Serie A anche Casadio. Al fischio finale il Luserna festeggia 3 punti importantissimi che tengono ancora accese le speranze salvezza. Sono molto contenta per la vittoria, è un passo importantissimo per la nostra salvezza, è la seconda vittoria in casa, quindi sotto i nostri tifosi, e siamo molto contente. Abbiamo giocato da squadra e dovremo fare così anche le ultime 2 partite. Bruttissima gara, dopo 3 belle prestazioni con Brescia, Fiorentina e Mozzanica, oggi abbiamo proprio dato il peggio di noi. Siamo rimasti sicuramente con la testa a Ravenna, non siamo scesi in campo, abbiamo fatto tantissimi errori, pochissima grinta e prestazione da dimenticare. Adesso speriamo, sabato abbiamo il Verona, speriamo di rifarci con il Verona.